the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for you. I run for the bus, dear, while riding I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Hi, may I have two glazed donuts, a large coffee with milk and sugar? Yes, please. Thank you. Sono a Columbus Circle, è la 59ª 8th Avenue. Molto bello qui. Ci siamo in una center. Columbus Circle 8th Avenue. Potete camminare verso la quinta. Mi sono infilata su un treno. Per venire downtown. Sono sulla 57 e la 6ª. Sono quasi arrivata. Adoro camminare sulla 57ª, è una strada molto chic. Chi ha detto che New York è morta? I ristoranti sono pieni. Pieni i ristoranti. Questo posto mangia, è veramente buono. È un bel po' di tempo che non ci vengo, è veramente buono. Non costa poco. Vi avverto, se vedete a New York. Qua c'è il Nobu, che sono stata penso due volte nella mia vita. Ce ne sono due. Carino dentro lì, mi sono di giapponese. Ecco, sono
sono arrivata da Fifth Avenue. Carine queste borse di Bulgari. Sono cute. Non perdere. Questi orecchini ci vanno proprio bene. Bellissimo, guardate questo. Ci piace. Vi ho portato a vederlo in prima persona davanti al palazzo. Eccolo, qui, black, live, matter. Sì, i leggings 2x30, i prezzi sono uguali, anzi spendo che sono leggermente di meno, perché se una cosa è 10 euro qua è 10 dollari, quindi c'è un risparmio. Ok, sono a 48, io cammino, io devo andare alla stazione. Ho fame, ovviamente. Guarda quanto hanno comprato da H&M. Sono turisti. Orrore. Orrore. Questo non è male, questo è bianco? No, lasciamo perdere. Ma se può lì, che c'è? Qua in questa zona ci lavoravo per tanti anni. Ah. Fa un po' di caldo, però perché sono la parte del sole, comunque
panino. No, prima era l'avocado toast, ora c'è il ricotta, che è ricotta con un po' di miele e l'avocado sopra. Questo cos'è? Guardate. Eccolo qui. You like ricotta? The fresh ricotta, multi-grain toast, olive oil and honey drizzle. Quindi questo è il nuovo trend. Vi avviso come se ve ne prega. A me l'avocado, pane con avocado, chi se ne frega? Sono quasi arrivata alla stazione, però mi devo fermare per prendere qualcosa da mangiare. Ok. Ricotta, adoro. Questo posto wasabi è discreto. È tipo un fast food giapponese. È sulla, come dire, dov'è? 40esima e 7th Avenue, segnalatevelo. Ora sì. Fate vedere com'è dentro. Come hanno cambiato, perché a me si stanno venendo fuori. Ok. C'è poca scelta, però hanno limitano la scelta, sai. Quindi quello tuna che c'è qui, tuna, salmon, salmon, cosa c'è dentro qui? Ho una fame, guarda. C'è il poke salad. Normalmente ti vendono i pezzi individualmente, ora non lo fanno. Spicy tuna. Prendo questo, vai. Nigiri Iroha. Sì, questo mi fa bene. Prendo questo, dai. Cos'è questo? Special California roll. Troppa fame. Cos'è questo? Veggie gyoza, chicken gyoza, cani salad. Ok. So thirsty. Chicken teriyaki. E però è buono, è decente, l'ho preso un po' di volte.